sempre un nuovo treno per i frontalieri comaschi da Albate a Bellinzona, la nuova linea finanziata dagli svizzeri. È il primo treno regionale di confine. Lungo la tratta Bellinzona-Como-Sud-Albate entrerà in servizio dal 14 dicembre, dedicato innanzitutto a lavoratori frontalieri, ma rappresenta anche la prima metropolitana di superficie che unisce con frequenza di mezz'ora il Ticino e la Lombardia. Noi abbiamo circa 42.000 frontalieri, persone che dall'Italia entrano in Svizzera ogni giorno per lavorare e che evidentemente grazie al vettore ferroviario potranno entrare con maggior facilità, potranno permettere anche una miglior qualità di vita alle popolazioni che si affacciano sull'autostrada, che oggi è effettivamente piuttosto carica. Nella stazione di Como San Giovanni il battesimo, brindisi fra autorità ticinesi e lombarde che ribadiscono la collaborazione. Siamo riusciti a far pagare agli amici ticinesi una parte del servizio che si svolge in Lombardia, anche a causa della difficoltà che abbiamo, ed è noto, ad avere dal governo le risorse che servono per fare un servizio come lo vogliono i pendolari e come lo vuole anche la regione. Il treno si chiama Tilo Lombardia, sarà un trasporto alternativo anche nella città di Como. Potrebbe essere una grande opportunità, è importante che la gente se ne affezioni e lo usi.